Dunque ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Giardina da Trapani e oggi in questo video vorrei parlarvi di quella che è la chiusura centralizzata nella nostra macchina. Ragazzi, se magari una volta nella vita siete rimasti con le chiavi all'interno della macchina e voi chiusi fuori, dovete assolutamente vedere questo video, perché in questo video andremo a parlare di quello che è la chiusura centralizzata, ovvero delle funzioni che ci sono nella chiusura centralizzata di tutte le comuni macchine utilitarie, come in questo caso che siamo su un nuovo percorso AD. Comunque questa funzione è presente anche sulle Volkswagen o sulle Audi o comunque su tutte le vetture di fascia media, diciamo di fascia bassa comunque. E non vi sto a parlare di chi ha magari una chiusura centralizzata più particolare con comando tramite app da cellulare, eccetera eccetera eccetera, cose più avanzate che qui non siamo in questo ambito. Appunto, andiamo a parlare di questa funzione perché la maggior parte di persone secondo me vive col timore, come mi è successo anche a me in passato prima di conoscere queste chicche, vive col timore che comunque la macchina si possa chiudere con le chiavi all'interno e rimanere fuori dalla macchina, appunto. E quindi in questo caso bisogna andare a casa a prendere le chiavi di riserva, bisogna andare ad aprire la macchina con le chiavi di riserva e prendere le chiavi che avete lasciato all'interno della macchina. Se conoscete, diciamo, queste strategie, queste funzioni della chiusura centralizzata, possiamo evitare tutto questo, appunto. E bisogna conoscerle, secondo me, perché prima o poi, vuoi non vuoi, succede questa situazione di qua. Può succedere che la macchina si chiude in automatico solamente in due circostanze. Diciamo che le due circostanze che adesso andremo a vedere sul video sono che noi, ad esempio, abbiamo le chiavi della nostra macchina, apriamo la nostra macchina e non apriamo alcun sportello della nostra vettura. In questo caso la macchina dopo un tot di minuti va a rilevare che non abbiamo aperto nessuno sportello e quindi si va a chiudere in automatico. La seconda possibilità, diciamo, sta nel fatto che noi andiamo ad aprire la nostra macchina sempre con il nostro telecomando e andiamo ad aprire ad esempio lo sportello lato passeggero, o andiamo ad aprire ad esempio il portabagagli, o ad esempio i portelli posteriori, che in questo caso non ce li ho. Però comunque per chi ce li ha va a aprire ad esempio gli sportelli posteriori, va a posare un oggetto, poggia le chiavi sul sedile, va a chiudere la macchina e se ne va a fare la spesa, a fare quello che è. Dopo un tot di minuti, in questo caso teoricamente la macchina va a rilevare che non abbiamo aperto il lato guida e quindi si va a chiudere in automatico, ragazzi. Questo comporta il fatto che poi ovviamente le chiavi sono rimaste poggiate dietro e quindi voi non potete più entrare praticamente. Dovrete andare a casa a prendere le chiavi di emergenza e dovete andare ovviamente ad aprire la macchina con le altre chiavi e prendere le chiavi che avete lasciato sul sedile posteriore. Questo può succedere anche col vano portabagagli. E quindi ragazzi, in poche parole, per evitare tutto questo, utilizzarlo magari con intelligenza questo sistema. Una volta che si conoscono queste, diciamo, queste funzioni della chiusura centralizzata, si possono sfruttare, diciamo, a nostro favore. Quindi ragazzi, in questo video andremo a vedere queste due circostanze, quanto tempo ci mette a chiudersi in automatico la macchina, eccetera eccetera eccetera. Ragazzi, allora, il primo modo, diciamo, con cui la macchina si va a chiudere in automatico consiste nel fatto in cui noi attualmente la macchina ce l'abbiamo chiusa con la chiusura centralizzata, appunto, e quindi la andiamo ad aprire con il nostro telecomando e la lasciamo così. Praticamente non apriamo nessuno sportello, aspettiamo semplicemente che si vada a chiudere in automatico, perché rileva che non è stato aperto nessuno sportello e quindi in automatico la macchina si va a chiudere da sola. Adesso andremo a velocizzare questa parte del video e vi faccio vedere, diciamo, che comunque la macchina si va a chiudere in automatico. Come avete potuto vedere, la macchina dopo 5 minuti esatti si è andata a chiudere in automatico da sola. Quindi se avevamo le chiavi all'interno della macchina, in questo caso restavano là dentro. Ok ragazzi, un'altra circostanza in cui la macchina si potrebbe chiudere in automatico sta nel fatto in cui noi andiamo ad aprire la macchina col nostro telecomandino
e andiamo ad aprire lo sportello lato passeggero. Come avete visto, ho aperto il lato passeggero e l'ho richiuso senza lasciare ovviamente le chiavi all'interno, perché adesso la macchina dopo un tot di minuti si andrà a chiudere in automatico. Come ho aperto il lato passeggero, potevo anche benissimo aprire anche il cofano, sarebbe stata la stessa identica situazione. O comunque, se avevo gli sportelli posteriori, potevo anche benissimo aprire quelli posteriori. La macchina, se non apri lo sportello lato guida, si va a chiudere nuovamente in automatico dopo un tot di minuti. Come avete potuto vedere, la macchina dopo 5 minuti esatti si è andata a chiudere in automatico da sola. Quindi se avevamo le chiavi all'interno della macchina, in questo caso restavano là dentro. Ragazzi, un'altra cosa molto importante, ragazzi, che la macchina con la chiave inserita sul quadro ovviamente non si andrà mai a chiudere da sola, quindi non avete paura di lasciare la chiave appesa sulla toppa della macchina, perché comunque la macchina teoricamente non si va a chiudere in automatico. Tutto questo sistema è stato ingegnerizzato da parte di chi produce le macchine, quindi in questo caso da parte di Opel, in maniera tale che comunque non succedano questi episodi, appunto, quindi non succeda che la chiave venga lasciata di proposito all'interno della macchina e voi usciate fuori e quindi rimanete fuori dalla macchina. E quindi tutto questo sistema è stato ingegnerizzato, diciamo, in maniera intelligente. Ovviamente però ci sono dei casi in cui durante l'utilizzo della macchina può succedere, come ho fatto vedere in precedenza, che le chiavi restano all'interno della macchina e la macchina venga chiusa automaticamente. Ho fatto tutto questo video anche per mostrare tutto questo sistema e far capire un pochettino come funziona l'impianto di centralizzato della nostra macchina, appunto. Per il resto, ragazzi, per verificare se la vostra macchina diciamo funziona in questa logica, con questa logica, vi invito appunto a testarlo sulla vostra macchina ed eventualmente lasciare un commento qui in basso al video, se volete, dove indicate il modello della vostra macchina, se è compatibile o meno con questa, diciamo, logica di chiusura centralizzata. Teoricamente dovrebbero essere, in gran parte tutte, diciamo, dovrebbero ragionare in questo modo. Io mi è successo in passato con un Audi e ho lasciato le chiavi all'interno. In passato ho lavorato per ho fatto un piccolo tirocinio in un concessionario Audi. E ovviamente le macchine erano nuove, le chiavi di riserva erano attaccate con le chiavi della macchina e quindi ovviamente io stavo preparando, diciamo, la macchina per la vendita, però inconsciamente ho lasciato le chiavi sul sedile della macchina e sono uscito dal lato passeggero. E per uno di questi metodi, diciamo, che ho illustrato nel video, appunto, la macchina si è andata a chiudere da sola. Quindi ragazzi, fate molta attenzione, perché sono cose che comunque possono succedere. È successo a me, è successo anche ad altre persone che conosco. Quindi ragazzi, queste cose secondo me si devono conoscere per evitare che succeda. Dunque ragazzi, per il resto, se avete un Opel Corsa D e comunque, diciamo, che la macchina si va a chiudere in automatico e le cause, diciamo, non sono queste che ho appena fatto vedere sul video, vi consiglio di dare un'occhiata comunque al cover della chiave che avete e controllare appunto che non sia danneggiato, controllare la scheda interna della chiave, si apre facilmente, basta fare un po' di leva sulla scocca e si apre facilmente. Magari poi farò un video a riguardo. Se, diciamo, magari la scheda risulta danneggiata, eccetera eccetera, ovviamente va sostituita, o magari basta semplicemente sostituire il cover della chiave. Comunque, un'altra cosa che mi viene in mente, che mi è successa di rado, è, diciamo, che magari la chiave, avendola in tasca, magari la chiave quando si va a piegare con i jeans magari che sono un pochettino troppo stretti, potrebbe succedere che si va a premere il pulsantino
accidentalmente, quindi in questo caso magari vi può sembrare che la macchina si sia aperta o chiusa in automatico da sola e non vi rendete conto appunto che in realtà le chiavi le avete in tasca, e quindi potrebbe essere anche quella la causa. Sono cose banali, comunque sono cose che sono successe in passato, quindi mi va di precisarle visto che si tratta di un video dedicato. Per il resto, ragazzi, per escludere che comunque se il problema ancora c'è, persiste, e avete questo problema appunto che la macchina si va a chiudere in automatico, vi consiglio di smontare il vostro, rimuovere la batteria dal vostro telecomando, così escludere il telecomando dalla situazione e vedere se comunque la macchina si chiude lo stesso in automatico. Se si chiude lo stesso in automatico, probabilmente c'è qualche problema nel vostro impianto di chiusura centralizzata, appunto. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. Ragazzi, per il resto vi invito a iscrivervi al canale, seguitemi sui social, lascio tutti i link in basso al video. Se avete una percorsa D, lascio il link che vi riporta sulla mia pagina, sulla pagina del mio sito, dove parlo appunto di Opel Corsa D, tutte le varie stregonerie che ho installato all'interno della mia macchina. Per il resto, ragazzi, un caro saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.